Che cosa compra un appassionato di orologi che vuole distinguersi? Beh, probabilmente potendo un Audemars Piguet, un Royal Oak principalmente. E oggi, in questa nuova puntata, voglio parlarvi di tre Royal Oak che sembrano simili, ma che in realtà sono molto molto differenti e che ho filmato diverso tempo fa da Giulio Chiossone a Bari ed è arrivato il momento di parlarvene. Benvenuti o bentornati nella nostra stanza degli orologi qui su Tok, dove vi parlo di orologeria a 360 gradi, al di là delle solite recensioni tecniche che pure ci sono, ma sono per lo più una scusa, come oggi, per parlare di altro, insomma, per confrontarci un po' sul tema dell'orologeria in generale. Se vi piace l'orologeria e il modo in cui la racconto, iscrivetevi al canale, è del tutto gratuito e soprattutto se guardate i miei video e non siete iscritti, beh, potremmo non vederci più. Ma tornando ai nostri tre Royal Oak, c'è da dire che, per l'appunto, sembrano simili, ma sono molto diversi. Ed il motivo per cui voglio parlarvene è che il Royal Oak nel corso degli anni è cambiato tantissimo in realtà, a partire dalla sua prima referenza, la 5402, disegnata nel 1970 dal designer italo-svizzero, che ormai tutti conoscerete, Gerald Genta, padre anche di altre icone come il Nautilus di Patek Philippe, il King Midas di Rolex o l'Ingenieur di Gucci. Il Royal Oak di Audemars Piguet possiamo considerarla forse la pietra miliare dell'orologeria sportiva o cosiddetta sporty chic, sebbene il primo orologio con bracciale integrato disegnato da Gerald Genta era il Rolex King Midas, ma era un orologio completamente diverso, figlio anche di un'epoca diversa, figlio degli anni 60, non a caso era al polso di Elvis Presley, così come lo era per esempio il Ventura di Hamilton. Altro orologio molto particolare e che sicuramente tutti conoscete. Nel 1970, però, evidentemente Audemars Piguet decise che il mondo dell'orologeria era pronto a qualcosa di completamente diverso, tant'è che commissionò a Gerald Genta proprio la realizzazione di questo orologio che per esempio seguiva la presentazione anche del Rolex Texano, altro orologio con bracciale integrato ma non disegnato da Gerald Genta, e in una notte, almeno così narra la leggenda, ma immagino che sia tutto vero, Gerald Genta presentò questa prima bozza che poi divenne anche l'orologio definitivo, ovvero il primo Royal Oak con cassa monoblocco 5402. Vide la luce soltanto nel 1972 e con la sua cassa da 39 mm praticamente non è mai cambiato fino a quando il mondo dell'orologeria non ha un po' visto crescere le dimensioni, gli spigoli sempre più affilati, sempre più lucidi e luccicanti, e infatti uno di questi tre Royal Oak è la referenza 15400, che è una referenza che cambia totalmente il Royal Oak come lo conoscevamo fino a quel momento, fino alla versione 15300, che già era abbastanza criticata da parte degli appassionati, passando da 39 a 41 mm e ha delle forme un po' diverse, delle proporzioni un po' diverse, una lunetta più pronunciata, più spigolosa, più lucida e più luccicante, come tutto l'orologio. Certo, i tempi cambiano, quindi non credo si possa in qualche modo criticare queste scelte, ma è anche vero che una volta messi al polso le differenze appaiono palesi. Tra questi tre Royal Oak, però, un 39 mm ce l'abbiamo ed è il nostro secondo orologio sotto la nostra fotocamera, ovvero il Royal Oak Dual Time, un Royal Oak complicato da 39 mm e che mantiene un po' quelle proporzioni auree che fino a quel momento avevamo visto, fino alla referenza per l'appunto 15300, sebbene il suo quadrante asimmetrico e forse un po' troppo affollato non lo ha reso celebre come altri orologi, ma al polso indubbiamente si distingue, sebbene anche in questo caso non sia il mio orologio preferito. Anzi, il mio Royal Oak preferito. Tra questi due però c'è un terzo e forse qualcuno direbbe che tra i due pretendenti il terzo vince perché parliamo di una referenza molto particolare, un po' snobbata, ma che racchiude in sé alcune caratteristiche molto interessanti anche del primo Royal Oak in assoluto. Sto parlando della referenza 14790 ST.
con un diametro da 36 mm, quindi leggermente più piccola del classico 39 mm, ma è anche vero che con questa cassa e con il bracciale integrato sul polso veste in maniera un po' più abbondante, quindi potrebbe soddisfare in realtà molti gusti. Con questa colorazione scura, molto bella, e gli indici corti, il più apprezzato è quello con indici lunghi, ma in ogni caso è una referenza che si fa apprezzare un po' in tutte le sue configurazioni, è un Royal Oak con cassa monoblocco. Cioè in pratica si apre soltanto da sopra, togliendo la lunetta e il vetro, proprio come era la prima referenza 5402 e, se volete saperlo, come era anche il primo Nautilus di Patek Philippe. Non a caso la mano del designer è la stessa. E vi svelo anche una cosa, molti anni fa un 14790 bianco l'ho avuto, quando costava meno di un Submariner di Rolex, e lo scelsi anche per quel motivo, ma soprattutto lo scelsi per la sua esclusività, perché vi dico onestamente che possedere un Audemars Piguet, un orologio creato in poche migliaia di esemplari ogni anno, con la sua scatola, la sua garanzia, il suo corredo, insomma, dà quel senso di esclusività che nessun altro orologio mi ha mai dato. C'è anche da dire che non ho mai posseduto chissà quali orologi complicati o preziosi. Quello è stato l'orologio più esclusivo che ho avuto in collezione, quindi insomma vi do anche il senso della misura, ma un orologio che mi ha emozionato, ma allo stesso tempo mi ha anche stancato prestissimo. Sì, il Royal Oak non lo vedete spesso al polso di un appassionato, non vedete un orologio così sottile come il 14790, cassa monoblocco, un Royal Oak che conserva tutta l'anima originale di Gerald Gent, a parte il diametro leggermente più piccolo, ma allo stesso tempo è un orologio così particolare che forse in una collezione deve essere uno dei tanti, altrimenti stanca presto, e io all'epoca forse ne avevo due o tre in collezione. Quindi lo vendetti subito, e vi svelo anche un'altra cosa. A differenza del prezzo di acquisto, che se non ricordo male si aggirava attorno ai 7.000 euro, lo stesso rivenditore, quando gli proposi di riprenderlo perché mi aveva stancato, da lì a due o tre settimane, quindi subito, mi propose la metà. Perché sì, anche oggi, per quanto siano belli, esclusivi e affascinanti, nel mondo degli appassionati, nel mercato degli orologi, gli Audemars Piguet in realtà non sono così facili da vendere e da acquistare. A meno che non si parli di referenze che sono esclusivissime, stupende, insomma, i soliti sempreverdi, come per esempio un 15202, praticamente l'ultimo jumbo di Royal Oak Audemars Piguet, o per esempio anche il 15300, molto apprezzato perché appunto è l'ultima referenza da 39 mm. Quel 14790 bianco indici corti alla fine lo cambiai con un amico, con un sub, all'epoca il primo ceramica con data. Non mi pentii, e onestamente ancora oggi non mi pento, al di là dei valori economici, ma come dico sempre, io vado agli orologi, non al loro valore o alle loro rivalutazioni, ma allo stesso tempo probabilmente un quadrante blu indici lunghi mi avrebbe stancato di meno. E poi, come sappiamo, il Royal Oak è stato declinato in mille, in milioni quasi, di varianti diverse, complicazioni, materiali, orologi scheletrati, ceramica, calendari perpetui. Insomma, sappiamo tutti che il core di Audemars Piguet, praticamente dal 1972 ormai, è il Royal Oak. E forse anche un po' per questo può stancare, perché sì, è un orologio molto particolare per quanto esclusivo, ma è anche un orologio indubbiamente inflazionato. Pensateci bene, quando guardate orologi di lusso, per esempio su Instagram, nell'80% dei casi, al di là dei soliti Rolex, praticamente si vedono quasi esclusivamente Royal Oak in una delle loro configurazioni. Insomma, avrete capito che Royal Oak non è il mio orologio preferito, forse perché l'ho provato e mi ha stancato, forse perché ho provato la configurazione sbagliata, quella che mi piaceva meno, però allo stesso tempo non posso negare il grande amore, il grande fascino che su di me esercita la storia del Royal Oak, la storia che ha contribuito a realizzare nell'ambito dell'orologeria, la storia di Gerald Genta,
a cui ho dedicato diverse puntate qui su Toc. Basta cercare su YouTube Toc Geragenta, Toc Audemars Piguet, insomma troverete un po' tutto quello che ho creato al riguardo. E probabilmente un 15202 oggi come oggi mi piacerebbe tantissimo avere in collezione, magari lo utilizzerei poco anche per la sua eccessiva particolarità, ma indubbiamente è un orologio affascinante come pochi. Il 15400, il 15500, il 15505 mi pare una delle ultime referenze, rimangono dei Royal Oak pompati. E per quanto affascinanti non ritengo che siano esclusivi come gli ultimi da 39 mm. Allo stesso tempo il Dual Time, che è un 39 mm, forse rimane uno dei Royal Oak meno capiti, forse un po' troppo affollato, per quanto interessante anche da un punto di vista del calibro incassato all'interno. E poi forse c'è il più interessante della serie, per quanto sia un po' più piccolo, un po' più sottile, sembra quasi un Royal Oak che non ce l'ha fatta, il 14790, che però al suo interno, conoscendolo, contiene delle chicche come la cassa monoblocco, il calibro per esempio di derivazione Jaeger LeCoultre, quindi dei contenuti tecnici prestigiosi e rilevanti, e poi anche forse con il suo modo di essere un po' naif, la vera incarnazione del Royal Oak classico. Insomma, il Royal Oak non è un orologio facile, non è neppure un orologio economico, quindi le nostre magari rimarranno soltanto parole, ma insomma una chiacchierata tra appassionati non guasta mai, soprattutto quando abbiamo la possibilità di provare, vedere e poi di raccontarvi gli orologi. Quindi non resta che dirmi che cosa ne pensate nei commenti e quale tra questi tre Royal Oak indossereste più volentieri. Io, probabilmente si sarà capito, il 36 mm che un po' ancora mi rapisce. Io vi ringrazio per essere stati con me fin qui in questa nuova puntata e oltre a chiedervi di iscrivervi al canale, perché è del tutto gratuito e per me è davvero molto importante, non posso fare altro che darvi appuntamento a una prossima puntata qui su Toc.